L'ex Privia Molfetta supera 3-0 la Revivre Milano e consolida il sesto posto nel campionato di A1 di pallavolo con un Hernandez MVP della partita con 23 punti, con una percentuale del 76% in grande spolvero. Soddisfazione doppia per l'argentino premiato dal presidente regionale del CONI, Elio Sanicandro, come miglior giocatore di dicembre della Superlega. Mister Montagnani sceglie un sestetto composto da Ieresuelo ed Hernandez al centro, Barone e Candelaro, schiacciatori Fedrizzi e Joao Rafael, libero De Pandis. Milano risponde con Boninfante, Milushev, Aletti e De Togni, schiacciatori Skrimov e Russomanno, libero Tosi. Dopo un inizio equilibrato, Molfetta spinge sull'acceleratore con Hernandez, immarcabile in attacco e coi servizi di Joao Rafael e Fedrizzi. Il vantaggio degli ospiti, 12-10 al timeout tecnico, viene annullato dall'errore di Milushev, dall'ace di Hernandez e dal prepotente muro di Ieresuelo. I 10 punti di Hernandez fanno il resto e regalano il set ai biancorossi. Anche nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio, Milano riesce a portarsi sul 12-10, ma la vena positiva di Fedrizzi e Joao Rafael, insieme al solito Hernandez, non lasciano scampo agli ospiti, costretti a cedere anche il secondo set per 25-20. Nella terza frazione invece Milano non riesce mai a portarsi in vantaggio e grazie ai primi tempi di Barone e Candelaro è l'ex Privia a fare bottino pieno. Sugli spalti è il delirio per una prestazione che conferma le ottime sensazioni d'estate a Verona. Dopo la festa la testa è già a Padova, dove servirà lo stesso atteggiamento contro una squadra in gran forma.